sono andate a sfumare le nostre speranze. Attenzione, ultima azione. Lazio all'indietro per Muslera, 20 secondi alla fine. Il lungo rinvio, Chiellini, Felipe Melo. Alza il pallone Felipe Melo, la mette giù con il petto Momo. Dai ragazzi che è l'ultima, 15 alla fine. Il taglio di Krasic, mette la freccia Milos, entra in area. È buona Milos, non lo sprecare. Gol, 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 gol. Il talismano, il talismano, il talismano. Non potevamo non vincerla. Vicino mette il talismano. La Juve in gol, la Juve in gol, la Juve in gol ragazzi, la Juve in gol. È un orgasmo meraviglioso. Anche noi finalmente, all'ultimo secondo, all'ultimo respiro, fratelli e sorelle, con il numero 27, palla in banca, ha segnato Milos, la freccia serba Krasic, azione personale, si aspettavano tutti l'assist all'indietro e invece Milos ha visto il pertugio e l'ha messa in buca d'angolo, non ha potuto niente Muslera e la Juve porta a casa i tre punti. Finalmente la partita allo scadere, come succede agli altri che sono in classifica al secondo posto insieme a noi, la porta a casa la Juve con il gol di Milos Krasic, sesto gol con la maglia bianconera, quinto in campionato, orgasmo collettivo allo Stadio Olimpico di Torino, tutti pazzi per Milos Krasic, state contenti, state concentratici del Neri, perché magari questo qua si inventa l'ultima azione che il tempo è scadutissimo, no! Arriva uno, arriva due, arriva il triplice fischio, tutti addosso a Milos Krasic, impazzito di gioia Chiellini, arriva anche il danesino Sørensen, questo è un gol pazzesco, importantissimo, può essere la svolta del nostro campionato, caro presidente Lotito, succede anche a noi di segnare a tempo scaduto, all'ultimo istante, tre punti per la Juve, che così chiude al secondo posto in classifica, e non ce lo porta via nessuno questa giornata numero 16 di campionato, tutti i ragazzi ad abbracciare Milos Krasic, un giocatore devastante, un giocatore pazzesco, non una delle sue migliori prove, ma ha messo lo zampino proprio quando mancavano 4 secondi alla fine per far guadagnare i suoi compagni i tre punti che vogliono dire Juve al secondo posto in classifica, anche perché lo scontro diretto l'abbiamo vinto questa sera.